Il governo ha approvato oggi un disegno di legge che in pratica abolisce la censura nel cinema e, fatta salva però, la possibilità di vietare la visione dei film ai minori. In Italia, Ultimo Tango a Parigi, e adesso questo film qua, del quale io non voglio neanche Non sporcarmi l'abbiamo gli occhi a visto. guardarlo. Non voglio neanche sporcarmi gli occhi a guardarlo perché so già di che si tratta. Adesso parliamo di censura. Il nuovo film di Cipriano Maresco, Totò, che visse due volte, appena applaudito al Festival di Berlino, è stato bocciato da quelle teste della settima commissione per la censura. Il film non potrà uscire nelle sale perché è stato giudicato ributtante e disumano da qualche che pretende di decidere per noi. Luzzi è andato a intervistare quel del presidente della commissione, ma prima di lanciare il servizio vorremmo dire due paroline a questa rispettabile commissione su che cosa pensiamo di loro. Pusillanime, sciocchini, stupidottero, birichini. È venuto anche a me. Tana, libera tutti. Boia. Un giudizio a caldo. Sì, è geniale questo film. Geniale? Per me è geniale, è inquietante ma geniale. Non mi è piaciuto per niente. C'è una sola parola, dall'inizio alla fine. Che minchia. Perché lo Stato ha finanziato la pellicola regolando ai suoi due autori denaro appartenente ai contribuenti? Questo è il vero scandalo che Azione Giovani intende denunziare. Con quale criterio il ministro dei beni culturali sceglie i film ai quali regalare i soldi dei cittadini? Cipri e Maresco, non siete la censura! Siete solo spazzatura! La pochi palermitana, mi stanno cagando la minchia!